Guardate questo inverter, sapreste dirmi la sua potenza nominale e quali funzioni ha? Anche con la scheda tecnica in mano la vostra probabilità di azzeccarci sarebbe 1 su 27. Vi presento il Plenticore G3. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. L'abbiamo visto in Fiera Arcade 2024, ma oggi è qui in studio il Costal Plenticore G3. Come vi dicevo nell'intro, questo non è un inverter, sono 9, ma potrebbero essere 27. Guardate questo video fino alla fine e capirete perché. L'unica cosa sicura che sappiamo di questo inverter a colpo d'occhio è che è un inverter trifase e che esteriormente è fatto così. Rispetto alla generazione 2 la forma è molto simile, la parte frontale è un po' meno aggressiva senza i due fascioni verdi laterali e più liscia, visto che il comando on off è stato spostato sul fondo. Non manca per fortuna il display con i tasti di navigazione che altri competitor negli ultimi anni hanno eliminato. Io penso che le nuove modalità di gestione al massimo debbano aggiungersi a quelle classiche, quindi apprezzo Costal che resta fedele ai comandi a bordo. Andiamo sui lati, che non hanno assolutamente nulla né a destra né a sinistra. Nella parte superiore non c'è niente anche qua, anche se la parte in metallo ha una funzione importantissima che è la dissipazione del calore. Infatti vedete la griglia e le lamelle qui sotto. Parte in metallo che prosegue anche sul retro, con solo i buchi per agganciare l'inverter sulla staffa che non ho in questo momento. Arriviamo infine al fondo, dove troviamo le due ventole per il raffreddamento, il comando on off della continua, gli ingressi DC dei 3 MPPT, avete capito bene, 3 MPPT, ne parliamo dopo. Questo grandone è il passacavo per l'alternata, mentre questi piccoli sono i cavi di segnale. Ovviamente questi sono i passacavo, per collegare effettivamente l'inverter bisogna aprire i due coperchi che trovate qui davanti e raggiungere la morsettiera, cosa che io non farò perché per fortuna mi hanno mandato, come l'altra volta, l'alternata già collegata con una spina fase neutro, però insomma si accende lo stesso. Parlando di dimensioni, il case misura 56 cm di altezza, 40,9 cm di larghezza, 23,7 di profondità, ed ecco qui finiscono i dati normali di questo inverter, perché già quando andiamo a parlare di peso iniziano i dipende dalla versione. Appoggio l'inverter e vi spiego meglio. Nonostante il case rimanga sempre lo stesso, il Plenticore G3 ha tre taglie di hardware: la taglia S, che pesa 21,8 kg, la taglia M 22,3 e la taglia L, che ha un peso di 24,3 kg. Ma perché ingrassa questo inverter? All'aumentare della taglia aumenta la potenza massima che quell'inverter può gestire e di conseguenza il peso dei componenti. Parliamo di taglie e non di potenze nominali, perché ogni taglia può avere tre diversi gradini di potenza nominale: la potenza nominale base e due gradini di potenza a salire, sbloccabili con i Plenticoin. I Plenticoin sono dei token che vanno acquistati direttamente da Costal e permettono di apportare delle modifiche software ai Plenticore G3 e anche alle nuove stazioni di ricarica del brand tedesco. Se volete sapere di più sui Plenticoin, scrivetemelo nei commenti e farò un video dedicato. Per il momento vi rimando al video che ho fatto al Key 2024 allo stand di Costal, dove Luca Montanari li spiegava molto meglio di me. Ma torniamo a noi. Il Plenticore G3 taglia S ha una potenza nominale di base di 4 kW, ma potete portare a 5,5 o a 7 kW. La taglia M come step di potenza ha 8,5, 10 e 12,5. La taglia L ha come base 15 kW, ma potete usare i Plenticoin per arrivare a 17,5 e fino anche a 20 kW. Non contenti, in Costal, per rendermi ancora più difficile spiegare questo inverter, hanno pensato di far usare i Plenticoin anche per sbloccare la funzione di gestione delle batterie. Così di base l'inverter
inverter può essere usato come un semplice inverter fotovoltaico collegato solo ai pannelli, mentre sbloccando la gestione dell'accumulo può essere installato come inverter ibrido, quindi con fotovoltaico e batterie, oppure anche solo come inverter per le batterie, il che è una furbata perché permette di usare il Plenticore G3 anche per aggiungere un sistema di accumulo negli impianti esistenti senza dover andare a toccare l'inverter esistente. Ok, Costal ci ha sempre abituato a grande flessibilità, lo abbiamo visto anche nella recensione della generazione 2, però questo inverter più che flessibile è un inverter quantistico, una macchina ai confini del disturbo di personalità multipla. Scherzi a parte, rifacciamo i conti. Ogni inverter Plenticore G3 che comprate può avere 3 potenze diverse e 3 funzioni diverse. Possiamo dire che sia il concentrato di 9 possibili soluzioni. Se le moltiplichiamo per le 3 taglie, la domanda che caratteristiche ha l'inverter che ho qui, senza saperne la taglia, può avere 27 possibili risposte. Ecco perché anche la scheda tecnica di questo inverter è leggermente più complessa di una normale. Vedete le 3 taglie con i 3 gradini di potenza ciascuna, ha un range di tensione di funzionamento DC molto ampio perché va da 75 a 900 volt, correnti di ingresso alte come ormai è d'obbligo visto che molti pannelli superano i 13 A di corrente nominale, 3 MPPT come vi avevo detto all'inizio. Anche questa è una rarità tra gli inverter di queste taglie, ma è una caratteristica indispensabile perché uno dei 3 MPPT è ibrido, nel senso che una volta sbloccata la funzione di gestione dell'accumulo, l'MPPT 3 diventerà l'ingresso batteria. Ecco perché poi vedete nella scheda tecnica correnti massime più alte per l'MPPT 3 rispetto agli altri due inseguitori. Questo terzo MPPT che passa da fotovoltaico ad accumulo sicuramente è un vantaggio, ma è un punto da tenere bene a mente perché se andate a configurare l'impianto con 3 MPPT e poi vi viene l'idea di sbloccare l'accumulo, non sarà piacevole scoprire di dover rifare le stringhe sul tetto. Per questo io vi consiglio, a meno che non siate fermamente contrari all'accumulo, di configurare sempre il fotovoltaico sulle due stringhe, sui 2 MPPT in previsione futura. Ma andiamo avanti, scendiamo nella scheda tecnica, arriviamo alle batterie che per ovvie ragioni saranno HV tra i 95 i 650 volt e fino a 18 kW di potenza istantanea. Tra l'altro sul sito trovate un PDF con tutte le batterie compatibili, io ho dato un'occhiata e più o meno un Plenticore può arrivare ad oggi a gestire fino a 25 kWh di batterie. Comunque vi lascio il link in descrizione. Vabbè, poi c'è la parte AC, la funzione di backup di cui vi parlo tra poco, poi ci sono tutte le protezioni e le interfacce. Due Ethernet, il Wi-Fi a 2,4 GHz, l'ingresso per l'energy meter, il comando per lo switch per il backup, eccetera eccetera eccetera. Insomma, garanzia 5 anni che diventano 10 se registrate l'inverter sul Costal Solar. Se registrate l'inverter sul Costal Solar Portal, è tipo uno scioglilingua, sicuramente ne vale la pena di perderci qualche minuto per avere 5 anni in più di garanzia. E per finire, cosa molto importante, il Plenticore G3 è conforme alla norma CEI 021, non alla CEI 016, quindi per il momento occhio alle forniture MT. Guardiamo un attimo le funzioni aggiuntive e poi facciamo qualche considerazione finale. Va bene, abbiamo già visto che può essere alimentato solo da fotovoltaico, ibrido a batteria, compatibile con le batterie HV. Ecco, funzione di backup. Il Plenticore G3 può fare solo, nel senso di unicamente, non che sia poco, il full backup, cioè non ha una linea backup che esce dall'inverter dedicata, ma va acquistato un quadretto di switch over che in caso di mancanza rete stacca tutto l'impianto dalla rete e avvia l'inverter in isola. Tra l'altro, se andiamo a vedere nella scheda tecnica, il backup è alla potenza massima, quindi paradossalmente se avete la taglia base, il vostro Plenticore erogherà più in backup che in modalità normale. Interessante anche la funzione di autoapprendimento della gestione delle ombre, che dovrebbe consentire di ridurre il disagio provocato dagli ombreggiamenti cronici dell'impianto, tipo antenne, comignoli, eccetera. Per quanto riguarda il monitoraggio, l'applicazione è molto semplice e lineare,
come sempre, insomma, con il grafico del consumo, autoconsumo, immissioni in rete, il meteo, lo storico dei vari giorni e poi naturalmente la visualizzazione dei dati in tempo reale dello storico. Ma la cosa interessante dell'app di Costal, secondo me, è nella scheda dello storico esteso. Qui l'app ti dà tutte le statistiche giorno, mese, anno, però la cosa bella è che se non hai l'accumulo puoi attivare l'accumulo virtuale, che non è la truffa che vendevano tempo fa, su cui ho fatto anche un video, è un'altra cosa. Attivando l'accumulo virtuale, l'app di Costal ti fa vedere come cambierebbero le tue statistiche se avessi le batterie, dandoti anche le varie taglie di capacità. E questo è un ottimo aiuto anche per fugare qualche dubbio sul compro o non compro le batterie. Una funzione semplice, ma che sicuramente appunto aiuta a ragionare in modo più consapevole sulla scelta di un sistema di accumulo per il vostro impianto fotovoltaico. Brava Costal! Riassumiamo un po' il tutto. Il Plenticore G3 è una macchina che per tanti aspetti fa riflettere e cambia un po' le carte in un mercato degli inverter che fino ad oggi si è basato su gamme con modelli tutti diversi a seconda della potenza nominale. Alcune addirittura hanno più modelli della stessa potenza. A me piace questo inverter perché fa due cose che faccio sempre anch'io: sintetizza ed ottimizza. Sintetizza quelli che avrebbero potuto essere 27 modelli diversi di inverter in quelli che fisicamente sono 3 inverter ibridi con lo stesso case, e nel fare questo ottimizza la produzione e la rende anche meno impattante a livello di lavorazioni, tant'è che è possibile vendere un inverter ibrido da 7 kW come un inverter non ibrido da 4. Sì, perché parliamoci chiaro, in Costal non sono magici, non è che un Plenticoin fa crescere i componenti all'interno dell'inverter. Una taglia S di livello base da 4 kW non è altro che un 7 kW ibrido con delle funzioni bloccate, quindi il costo di produzione è identico, ma la possibilità di abbassare il costo iniziale dell'investimento è senz'altro un vantaggio sia per il cliente finale che per l'installatore. Tra l'altro ci pensavo mentre scrivevo questo video, l'installatore ha la tranquillità anche dopo aver comprato l'inverter di mantenere un ampio margine di adattamento alle richieste del cliente, che magari capita spesso, decide all'ultimo che vuole più pannelli o vuole montare le batterie. Ecco, dopo non ha bisogno di cambiare l'inverter per accontentare il cliente. Insomma, anche questa terza generazione del Plenticore porta a un livello superiore il concetto di flessibilità degli inverter per il fotovoltaico, per ora solo in versione trifase. Vedremo cosa si inventerà Costal nei prossimi modelli. Spero che anche questa recensione vi sia piaciuta, ricordatevi di lasciarmi un bel like, grazie per essere arrivati fino alla fine e appuntamento al prossimo video. Un saluto da Andrea Piccinelli.net e dal Costal Plenticore G3. Eccoci arrivati alla fine del video, intanto grazie per essere arrivato fino a qui, spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile, ricordati di lasciarmi un like, un super grazie per dimostrarmelo. In ogni caso fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto, qual è per te il vero punto del discorso o come potrei essere utile nel fugare dubbi, perplessità e preoccupazioni. Se non sei ancora iscritto al canale puoi farlo cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornato su tutti i nuovi video. Sul tasto abbonati puoi vedere i pacchetti di abbonamento che puoi attivare per sostenere il canale. In particolare per gli addetti ai lavori oggi c'è un nuovo abbonamento che ti dà accesso a video di approfondimento dedicati a tutte le novità burocratiche, tecniche e normative. Lo trovi nel pacchetto abbonamenti alla voce aggiornamenti tecnici. Per contattarmi per incarichi, consulenze e collaborazioni in descrizione trovate tutti i miei canali social ed i link al mio sito. Io come al solito ti ringrazio per essere parte della community del canale e ti do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico. Un saluto da AndreaPiccinelli.net.